Allora, innanzitutto grazie per averci ospitato e soprattutto grazie per aver fatto in maniera che Frippo potesse venire. Senti, ho visto che alla fine questo cane, che sembra così enorme, così pauroso, eccetera, eccetera, invece alla fine è molto bravo con i bambini. Sì, no, è una razza che nasce come razza di cane da guardia, da difesa, però ha una dolcezza, un'indole tranquillissima quando è in famiglia o quando comunque non è nell'ambito del suo lavoro, quindi riesce a distinguere il lavorare e essere sicuramente un cane che fa una certa impressione quando fa la difesa, all'essere il cagnolino di famiglia che con tutti i bambini all'esterno, nel suo mondo, è proprio coccolone, ecco. Io direi che abbiamo chiuso Piccoli Cinofili Crescono nella maniera più giusta, facendo vedere un cane che tutti i bambini sicuramente hanno detto alla mamma lo voglio anch'io, e poi vi siete resi conto che non tutti proprio possono tenere questo genere di cane in casa. Una raccomandazione ancora, prima una signora ha chiesto se i bambini potevano toccare il cane. Bambini, imparate sempre a chiedere a chi porta a spasso il cane se potete toccare il cane, perché non tutti sono buoni come Frippo, che ci tenevo a dire. Anche il più buono preso alla sprovvista può avere una brutta reazione, chiedete sempre, così evitiamo problemi. Grazie. Grazie, grazie Davide. Adesso magari ci spostiamo nell'atrio, con calma, chi vuole fare magari qualche scatto, no?